Allora, io a questo punto lascerei la parola per le conclusioni ad Adalberto Perulli e se ha voglia di lasciare un minimo spazio per chi volesse intervenire. Io chiudo, ecco, per così, il mio coordinamento ricordando il secondo incontro del 27 maggio, stesse ore, con l'Università di Udine e a breve distribuiremo la locandina. Per compiacermi, ho visto che ci sono stati più di 100 collegamenti, quindi compiacermi del buon successo dell'iniziativa che, al di là degli aspetti critici che evocava Roberto Romei circa perdita di introiti per le ferrovie, per le compagnie aeree, per i ristoranti, per gli alberghi, comunque questa tecnica consente incontri snelli, rapidi, maggiormente condivisi. Bene, io saluto, colgo l'occasione per salutare tutti e lascio la parola ad Adalberto Perulli. Grazie, ringraziandolo ancora ovviamente per la ospitalità. Grazie. Grazie, grazie per aver avuto l'idea di festeggiare la rivista con questo seminario che mi pare sia molto ben riuscito. E io lascio volentieri la parola a qualche interventore, se c'è. So che ci sono anche alcuni studenti del Master Veneziano di diritto del lavoro, quindi non tutti, ma so che una parte di loro è presente e ci sono tanti altri colleghi che magari hanno voglia di intervenire. Quindi senza farla troppo lunga, perché è giusto che i tempi siano rispettati, appunto. Do la parola apertamente a chi ha voglia di intervenire, ovviamente con degli interventi molto, molto rapidi, molto, molto brevi. Quindi proviamo ad aprire un momento di dibattito, se è il caso. Mi sembra che nessuno abbia intenzione di intervenire, allora dirò io qualche parola conclusiva, riprendendo un po' il filo dei discorsi, tutti devo dire molto, molto puntuali, molto ricchi e stimolanti che sono stati condotti dai colleghi che sono intervenuti al seminario. Parto da una considerazione, che è una considerazione personale, che poi probabilmente o forse sarà smentita dagli eventi. Però la mia impressione è che questa emergenza non sia una contingenza. Mi rifaccio a un interrogativo che Gigi Mariucci in questo periodo ha in più occasioni sollevato, e cioè che cosa sarà dopo, se cioè qualcosa di questo diritto del lavoro dell'emergenza è durato, diciamo, ed è destinato a durare oltre l'emergenza. E se l'emergenza non è una contingenza, è possibile, forse è probabile, che nella riemersione e questi processi sociali innescati dall'emergenza producano degli effetti e si traducano quindi in una linea di continuità di alcune tendenze. Non sto dicendo che i singoli provvedimenti
i singoli tecnici provvedimenti contenuti nella legislazione dell'emergenza rimarranno tali e quali. Non sto dicendo questo, sto dicendo qualcosa di diverso, cioè appunto una linee di tendenza che potrebbero stabilizzarsi o comunque avere un orizzonte più duraturo di una semplice contingenza. E faccio tocco quattro punti. Il primo è quello di una ripresa della concertazione sociale. Molti dei colleghi che sono intervenuti hanno sottolineato questo punto, addirittura avvicinandolo anche all'idea di una partecipazione. A me sembra più che un'idea di partecipazione, mi sembra un meccanismo di ripresa di una concertazione sociale, cioè di un meccanismo di diritto riflessivo che grazie alle virtù dell'autoregolazione sociale produce appunto una regolazione condivisa, e questo secondo me è un valore importante che potrebbe segnare una linea appunto di continuità. Mi riferisco evidentemente alla materia della salute e della sicurezza, e cioè ai protocolli che sono stati negoziati, ma anche al tema da ultimo trattato da Carlo Zoli con riferimento alla gestione concordata dei livelli occupazionali. Ha ricordato Carlo un brevissimo appunto, un articoletto che ho scritto per il Sole 24 Ore, in cui devo dire, dicevo sostanzialmente, anche se in forma giornalistica, le stesse cose che ha detto Carlo nella sostanza, cioè dicevo che per me non è quella norma non contiene un obbligo a contrarre, ma parlavo di una promozione di soluzione concordate e quindi sostanzialmente di un obbligo a trattare, e quindi cercavo di fornire un'interpretazione come dire costituzionalmente orientata di questa norma. E poi il secondo punto riguarda una rinnovata attenzione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Questo non è un punto secondario. È stato richiamato, ad esempio, il tema della responsabilità datoriale per le malattie derivanti dall'amianto, ma quella è tutta una partita che si gioca sulla monetarizzazione del danno. Qui invece noi siamo di fronte, ma in modo, diciamo, inedito, ad una tensione verso la prevenzione del danno, che è una novità quasi assoluta, non dico una novità assoluta, ma quasi assoluta, considerando, come dire, la cattiva storia dell'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori. E quindi questa ripresa di un'attenzione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro in funzione preventiva, a me pare un valore anche questo da conservare e da mantenere per il futuro. Su un punto specifico che è stato richiamato da Maria Teresa, e cioè quello del danno, quello del rischio all'interno dei luoghi di lavoro, ma io vorrei come dire lanciare agli specialisti della materia, io non sono uno specialista di questa materia, però vorrei lanciare la provocazione del rilievo metodologico delle statistiche, del rilievo quantitativo statistico della prova statistica del contagio nei luoghi di lavoro, così come fornita dai dati che ha ricordato anche Maria Teresa, e forniti dall'INPS, che sono dati che hanno incrociato i dati della Protezione Civile con quelli appunto con quelli amministrativi dell'INPS, e che dimostrano un aumento del 25% dei contagi nelle province dove operavano le imprese che non hanno chiuso perché svolgevano servizi essenziali. Come si fa in una situazione in cui statisticamente c'è un aumento del 25% del contagio, come si fa a dire che questo
che questo rischio è un rischio generico, no, è un rischio che diventa specifico nella misura in cui si contrae nei luoghi di lavoro. E qui non mi pare sia stato accennato il tema della necessaria, per me, revisione anche del documento aziendale, del documento di valutazione dei rischi. Il terzo punto riguarda la rinnovata attenzione verso i profili della sicurezza sociale, in una direzione universalistica, evidentemente universalistica, che guarda al lavoro nelle sue diverse applicazioni e quindi anche al lavoro autonomo. Questa novità è una novità assoluta. I lavoratori autonomi che percepiscono questo indennizzo non avevano neanche il PIN dell'INPS. Quindi è una novità assoluta che ci sia una direzione universalistica di strumenti di tutela del reddito anche nei confronti del lavoro autonomo. E non parlerei, mi permetto di dissentire da quanto ha detto su questo specifico punto Riccardo Del Punta, ma nella valutazione più politica che tecnica, non parlerei cioè di una deriva assistenzialistica, ma parlerei della necessità di un'etica della cura in un periodo di solitudine e di esclusione sociale. Come si fa a pensare che questo non sia il momento per un intervento dello Stato e di chi se no? E di chi se no? Del mercato? Cioè, negli Stati Uniti ci sono 27 milioni di disoccupati, ma voi credete che adesso ci sarà il mercato che magicamente riassorbirà 27 milioni di lavoratori? Quindi, se non ora, quando ripensare a questa prospettiva, come dire, di una sicurezza sociale universalistica, che va poi a finire anche su quei temi spesso trascurati, ricordati per esempio da Papa Francesco, perché evidentemente è forse il magistero più interessante in questo momento, che ha parlato della necessità di un reddito di base universale, quindi un reddito, diciamo, senza condizionalità. E poi il quarto e ultimo punto, che è stato richiamato soprattutto da Roberto Pessi e anche da Roberto Romei, il tema delle modalità organizzative e dell'impiego anche dello smart working, al di là delle questioni tecniche, se sia uno smart working in deroga o sia un telelavoro, probabilmente uno smart working in deroga. Abbiamo visto tante deroghe in questo periodo, anche lo smart working ha subito delle importanti deroghe, anche perché il datore di lavoro lo può imporre e quindi c'è una deviazione importante sotto il profilo causale, perché sappiamo che lo smart working nella previsione di legge è un patto, è un accordo. In questo periodo invece il datore di lavoro impone lo smart working, ma al di là di questo aspetto credo che potrebbe anche essere questa modalità impositiva dello smart working potrebbe anche essere un elemento destinato a perdurare se la crisi, se questa emergenza, come ho detto, non è una contingenza. E bene o male, pur con i limiti che sono stati ricordati anche da Roberto Romei, mi pare che lo smart working abbia dato una buona prova di sé, abbia dimostrato di essere una modalità di organizzazione del lavoro che può essere sviluppata e mantenuta anche per il futuro. Quindi, se queste sono delle linee di tendenza, se queste sono delle linee di politica del diritto che possono trovare anche dopo l'emergenza una qualche forma di stabilizzazione, lo vedremo. Ma non darei per scontato che queste linee di tendenza, questi modelli, a partire, ripeto, dalla concertazione, che mi sembra forse l'aspetto più importante e più interessante,
non darei per scontato, dicevo, che questi, che queste linee di tendenza scompaiano come per magia dopo un, dopo un'emergenza che si riduce ad una pura e semplice contingenza. Io ringrazio tutti a questo punto, ringrazio ancora Oronzo per l'idea e l'iniziativa, ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, che hanno partecipato e diamo appuntamento quindi al prossimo seminario che sarà virtualmente a Udine da Marina, che saluto e alla quale in qualche modo idealmente passo il testimone per il nostro prossimo incontro.